Cetraro, dove ci troviamo, e Paola. Sì. Se scoppiasse il coronavirus, sì, come è scoppiato a Milano, sì, cosa succederebbe qui? Le preghiere a San Francesco di Paola. Siamo all'interno dell'ospedale di Cetraro, in provincia di Cosenza. Siamo venuti qui in Calabria per vedere come un ospedale del sud si prepara all'emergenza coronavirus. Dove servono veramente sono gli ospedali, le mascherine. Ma ieri me ne hanno mandato in tutto 135 per tre ospedali. Oltretutto queste mascherine che noi indossiamo, che sono le FFP3, quelle a norma, hanno una durata protettiva di 6-8 ore. abitanti, solo 5 letti di rianimazione, sì, che sì, possono sì, salvare 5 vite. Perché non funziona il sesto letto di rianimazione? Per i tagli alla sanità, abbiamo chiesto da anni, ma purtroppo ancora non sono stati acquistati. O danno dei poteri speciali che evitano le solite procedure con le quali si perde un sacco di tempo, oppure arriveranno quando ormai sarà così diffuso il virus per cui veramente non ci sarà più dove andare a sbattere la testa. Deve sanificare le mani. Prima di tutto. È finito. Va bene, va bene. C'è. Sì. Non lo garantisce. I potenti mezzi della sanità calabrese sono questi. Stiamo entrando all'interno del reparto di rianimazione. Questa è una sala di rianimazione, un posto letto di rianimazione, anche singolo. Sì, dove non funziona il ventilatore, dove non abbiamo il monitor multiparametrico perché questi non funzionano. Quindi questi macchinari perché che noi vediamo sono qui sono obsoleti ormai. Sono obsoleti, sono inutilizzabili. Nel caso in cui venisse un paziente non che abbiamo necessita il ventilatore per supportare la terapia polmonare, insomma, la ventilazione polmonare. E senza il ventilatore il paziente non può sopravvivere. In questo ospedale i macchinari sono troppo vecchi, spesso non funzionanti, mancano persino le mascherine. Eppure qui è arrivato il primo caso di coronavirus in Calabria. Il problema è questo, quello che abbiamo fatto qua per un singolo paziente, con l'esperienza, insomma, è il buon senso. Non sarebbe replicabile chiaramente su vasta scala. Mettiamo il caso che ci sia più di un paziente, come si fa? Dove li portiamo? I posti di rianimazione sono talmente pochi in Calabria che non si può scegliere chi far vivere o chi far morire. Ed ecco la tenda allestita per il primo soccorso. Quando ve le hanno portate queste tende? Una settimana fa. Ed erano già complete? No, assolutamente no, non c'era proprio nulla, c'era soltanto la tenda. Quello che si vede è la dotazione che ci siamo autogarantiti, insomma, siamo con i nostri poveri mezzi, siamo riusciti a mettere un lettino, un carrello per le emergenze.